prima giornata di ritorno agli archivi, 31 gol, 4 vittorie in casa, 4 in trasferta e un pareggio. Questi alcuni dei numeri della prima domenica di marzo. Sono sempre meno i punti a disposizione delle squadre per raggiungere vari obiettivi. In testa il Teramo fa un altro passo verso la D, rifilando un tris alla Torrese, che in casa aveva steccato solo la prima all'esordio contro il Sulmona. I giallorossi di Cristofori giocano un buon primo tempo, ma i biancorossi attendono il momento giusto per mandare a segno il solito tridente, un gol a testa che rimarca la forza di questo attacco. Sulla costa è Giulianova strapazza il Ponte Vomano, che replica la brutta prestazione casalinga con il Casalbordino. Stessi colori sociali, protagonisti diversi, Cognigni fa doppietta e raggiunge quota 15. Marchionni entra e segna gli ultimi due gol del match, Giglio si aggiunge alla lunga lista dei marcatori giugliesi a segno in questa stagione. La Folgore piega uno spoltore in crisi con un 3-0 e la solita partita concreta al San Marco. Dietro l'angolana la gara in pugno grazie al gol di Ceccani, ma nel finale gli aragonesi di Pellicori strappano il pari a un punto prezioso in zona play-out. Il Casalbordino frena la sua corsa e lo fa ancora una volta in casa. Il San Buceto vince di misura con un super Dedeo che nega il gol ai locali da ogni posizione. Man of the match indiscusso sul campo dei casalesi. Il Castelnuovo cade al Pallozzi, dove succede praticamente di tutto. Due rigori falliti dai neroverdi, con Legidio bravo ad impedire agli ospiti di condizionare la partita. I fratelli Blanco fanno il resto, con i Peligni in grado di conquistare i tre punti in extremis, portandosi a meno 5 proprio dagli avversari della zona playoff. Il Cupello torna a sorridere e lo fa in casa del Celano. 7 reti e una gara dalle mille emozioni, con gli ospiti in grado di espugnare un campo non facile e rilanciarsi in classifica. Nei gradini più bassi il Capistrello vince a Sant'Egidio, indirizzando subito la partita, sbloccata dopo appena un giro di lancette, mentre a Montesilvano gli 11 di Antignani condannano il Fossacesi in maniera praticamente definitiva. Con 21 punti a disposizione il prossimo turno le porte nell'infrasettimanale di mercoledì, quando Angolana e Teramo non scenderanno in campo per consentire ai biancorossi di disputare la gara di andata di Coppa in casa del Terracina. Ritorno previsto per il 13 marzo nel Tour de Force che sta accompagnando i ragazzi di Pomante verso il salto di categoria.